La Puglia per la prima volta ha partecipato al tavolo del Patto della Salute 2019-2021 fatto di grande soddisfazione per noi soprattutto perché abbiamo potuto raccontare l'esperienza della Regione in piano di rientro prima e in programma operativo poi quali sono le difficoltà e quali sono le aspettative dal patto della salute. Noi l'abbiamo sempre inteso come un indice delle azioni da porre in essere. Riteniamo che il sistema sanitario vecchio di 40 anni sia un sistema da mantenere in modo molto significativo che possa in qualche modo essere essere utile per raggiungere scopi ormai Futuribili. Noi abbiamo bisogno di rivedere l'assetto della nostra matrice produttiva, non solo come Puglia ma come intero sistema sanitario nazionale. Abbiamo bisogno di rivedere la riqualificazione della spesa. Noi sappiamo di, avere, di fare riferimento a risorse finanziarie scarse, quindi dobbiamo essere bravi a collocarle sul mercato come impiego perché le fonti sono limitate. Ci aspettiamo che il miglioramento delle azioni che stiamo producendo, in particolare come Puglia. Sulla spesa farmaceutica, che è uno dei gangli di spesa maggiormente governabili perché quantificabile, ci aspettiamo grandi risultati, soprattutto dall'incremento dell'utilizzo dei biosimilari, nei quali non siamo molto performanti o almeno tanto quanto le altre regioni d'Italia. Da qui potremmo trarre risparmi da allocare in forme diverse di investimento, per esempio in capitale umano. L'assunzione di nuovo personale ci potrà, consentire di limitare, non certo annullare, il gap che noi abbiamo sulle liste di attesa e quindi essere più vicini ai nostri cittadini. Dal punto di vista degli investimenti abbiamo una grande opportunità che altre regioni d'Italia non hanno perché abbiamo i FESR, abbiamo forme di finanziamento che ci stanno consentendo di costruire nuovi ospedali, di ristrutturare i vecchi e destinarli a nuova vita. L'ultima riflessione che è utile svolgere è quella legata alla scheda della mobilità contenuta nel patto. Noi abbiamo bisogno di rivedere il sistema di eh, contrattazione che abbiamo delle prestazioni in attivo e in passivo con ogni regione d'Italia. Abbiamo esigenza di contrattare i tetti perché ci sono tantissime prestazioni che possiamo autoprodurre e che non è necessario acquistare da altre regioni perché questo ci toglie risorse importanti per poter fornire ai nostri cittadini l'assistenza sanitaria che meritano.